Risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse alla folla: nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la mette sotto un letto, ma la pone su un candelabro perché chi entra veda la luce. Non c'è nulla di segreto che non sia manifestato, nulla di nascosto che non sia conosciuto e venga in piena luce. Fate attenzione dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, tutti e tre sinottici riportano questa parabola della luce. Molto probabilmente San Marco lo scrisse per primo. Evangelista Luca, di cui Vangelo abbiamo sentito adesso, trasmette questa parabola e usa un altro stile di San Marco. Gesù spiega la buona notizia, il Vangelo. Al primo posto lo fa ai suoi discepoli. Avvicina loro l'essenziale del messaggio attraverso le immagini, perché capissero per prima loro e poi perché potessero trasmettere a coloro ai quali sono mandati. Nel suo insegnamento Gesù è molto vicino, spiega da vicino. I discepoli erano semplici e dovevano passare per la scuola di Gesù. A lui interessa al primo posto il cuore dell'uomo, i suoi problemi. La sua parola dona la risposta alle domande cruciali della vita. Perché l'uomo potesse ricevere la sua parola deve essere sincero e non deve girarsi indietro. Chiunque si decide per Gesù diventa un scelto da Dio, illuminato da Dio. La luce di Dio che lo illumina non si spegne più e perciò non si deve nascondere, ma bisogna che sia messo sui posti visibili. Una parte della nostra generazione ricorda i tempi quando non c'era la luce elettrica, ma le tenebre della notte non erano più fitte con le candele semplici. Era molto importante lasciare quella lampada, l'unica lampada, sul posto giusto, su un posto alto, perché dia la luce a tutti coloro che vengono in casa. È chiaro che con questa lampada si svolgeva la vita di tante famiglie, tutti gli eventi importanti erano legati a questa lampada. Lampada era quella che permetteva di effettuare una vita normale. Se non c'era più cera o olio, la vita nella famiglia sarebbe bloccata. E Gesù usa questa immagine per sottolineare ciò che è l'essenziale. Da questo dipende la vita di un singolo, di una famiglia e del popolo intero.
dopo aver trasmesso il messaggio importante ai suoi discepoli, Gesù crede che questo messaggio, cioè la lampada, non deve essere nascosta nelle tenebre. Da questa lampada dipende la vita degli apostoli e la vita di tutti coloro che alla loro predicazione comprenderanno che il Vangelo è la lampada che non si mette in un posto nascosto o sotto un vaso, ma su un candelabro perché dia luce a tutti, perché la luce entri in tante vite, perché possa portare altre gioie, offrire nuove possibilità e nuove occasioni. Questo brano del Vangelo è invito a partecipare nel servizio ed è anche un'ammonizione, la luce di Dio che si dona in abbondanza. Ha bisogno delle orecchie e dei cuori che ascolteranno con generosità. Gesù raccomanda l'obbedienza verso Dio che si rivela all'uomo. La rivelazione richiede apertura del cuore e dello spirito, e questo in gran misura. Più l'uomo si dona a Dio senza calcoli, più Dio si rivela a lui e si dona a lui. Se l'uomo si limita o si trattiene di non accettare il Signore, Dio non lo costringe e non gli parla più. Spetta a noi se vogliamo essere coloro che trasmettono questo messaggio oppure rimaniamo nel silenzio. Questa parabola serviva al fatto che ciò che era stato imparato nella teoria deve essere passato nella prassi. Chi ha compreso la verità deve trasformare questo nella vita concreta. Ecco perché San Luca, evangelista, dice dove la lampada deve essere posta. Questa parabola riceve un altro significato col tempo. L'espressione di Gesù, ciò che è nascosto, descrive tutto il suo insegnamento e la folla non lo comprende più, ma un giorno tutto è diventato chiaro. Viviamo nell'attesa. La seconda parte del discorso della lampada dà un senso escatologico. Si spiega la rivelazione escatologica di questa lampada e di questa luce. Coloro che hanno compreso i misteri del regno dei cieli goderanno la pienezza di esso. Coloro che ascoltavano la parola di Dio e portano frutto goderanno il regno dei cieli. Dall'altra parte, coloro che non hanno capito i segreti, chissà per quali motivi personali, forse per pigrizia, impegno con altre cose, a loro sarà tolto anche quel poco che avevano ricevuto. E questo si nomina anche negli altri posti, dove l'Evangelista dice chiaro, non soltanto saranno privi dei frutti, ma non riceveranno nemmeno il seme. Questa idea entra nella conclusione del Vangelo. La parola di Cristo è seme o lampada, è qui per dare frutto o luce. Finché la parola è proclamata nella fede ufficiale, è la lampada messa sotto il vaso, non si vede. Ma si vede appena appena un po' di luce e perciò con attenzione e con fede bisogna avvicinarsi a questa luce perché possiamo essere completamente presi da questa luce. La lampada un giorno sarà messa sul candelabro
e saranno glorificato coloro che nel servizio e nel silenzio erano esposti ai raggi di questa lampada. La parola di Dio è lampada che Lui stesso accende e manda a ogni famiglia. Chiaramente non è il Signore che vuol coprire la lampada. Il suo insegnamento ha un carattere universale, non è per i prescelti, per alcuni, si trasmette a tutti, è offerta a tutti. La parabola, prima di questa, che parla del seminatore, parla anche del male e delle sue intenzioni, e chi ha il cuore aperto comprenderà che il regno dei cieli non appartiene solo a questo mondo, ma è prima di tutto la proprietà di Dio. Perciò il discepolo di Gesù deve mostrare come ascolta. Prima di tutto deve accettare la parola di Dio per poter trasmettere questo insegnamento a Dio e agli altri. Riflettendo su questa parola deve accettarla. Il discepolo può sviluppare il pensiero di Gesù con la propria riflessione e così la può vivere nella propria vita. Chi non accetta questa parola e non arricchisce la propria vita con questa parola perde tutto. Lo scopo è accettare e fare di tutto perché porti frutto. Fratelli e sorelle, questa lampada del Vangelo ci dona la possibilità di riflettere sul nostro rapporto e sulla nostra collaborazione con il Signore, come Gesù offre ai discepoli la parola divina e cerca di seminarla nei loro cuori, nelle loro vite, così questa parola può arrivare anche a noi. La nostra apertura verso la parola deve essere il momento cruciale della nostra vita religiosa. Come riceviamo questa parola e come la testimoniamo? Se la accettiamo e se vogliamo che la parola di Dio viva in noi, allora adempiamo le parole di Gesù e mettiamo la lampada su un candelabro e dona la luce a ogni nostro passo. Il punto cruciale della nostra vita è dove abbiamo messo la luce, sotto il vaso o su candelabro. Dio non ci costringerà in questo. Lui ci ha dato la luce della fede e noi dovremo collaborare. Se vogliamo essere più vicini a questa luce, Dio tanto più nutrirà la nostra vita con la sua benedizione e con la sua grazia. E questa luce divina non illuminerà soltanto le nostre vie personali, ma noi aiuteremo anche agli altri che cercano la via migliore e la luce. E questo è l'invito di Gesù, perché noi diventassimo apostoli nel mondo, la luce del mondo. Se rispondiamo in modo negativo a questa chiamata, saremo privi della presenza di Dio, ci escludiamo noi stessi. E allora ci sarà tolto anche quello che crediamo di avere, perché da Dio ci allontana il proprio egoismo. Perciò, nella fede forte, preghiamo anche oggi, perché le nostre vie di vita rimangano sempre illuminate dalla luce di Cristo. Amen. Adesso rivolgiamo la nostra preghiera al nostro Padre Celeste.
Signore, fa che la Tua Chiesa sia la luce ai popoli sul cammino verso l'eternità, preghiamo. Fa che ciascuno di noi nella propria anima abbia il Tuo Tempio, dove adorerà Te il vero Dio, preghiamo. Non permettere, Signore, che nessuno di noi diventi ateo, preghiamo. Avvicina, Signore, tutti i popoli verso la conoscenza della Tua verità su Dio e sull'uomo, preghiamo. Ma che anche noi diventiamo una vera luce per tutti con i quali viviamo, preghiamo. Dio buono e misericordioso, accetta e esaudisci queste nostre preghiere e quelle rimaste nel nostro cuore, questo ti preghiamo per Cristo nostro Signore. Amen.